Santo Stefano Verde, 25 giugno 1942. Cara Fernanda, mi metto dunque stamattina per le strade della mia infanzia e mi riguardo con cautela le grandi colline, tutte, quella enorme e obertosa come una grande mammella, quella scoscesa e acuta dove si facevano i grandi falò, quelle ininterrotte e strapiombanti come se sotto ci fosse il mare e sotto c'era invece la strada. La strada che gira intorno alle mie vecchie vigne e scompare alla svolta con un salto nel vuoto. Da questo salto non ero mai passato. Si diceva allora che la strada proseguiva sempre a mezza costa, sempre affiancata da colline di così enorme estensione da apparire, viste sopra la spalla, come un breve orizzonte a fior di terra. Ero sempre arrivato soltanto a questo orizzonte, a questi canneti, capisce? È come quando stesi nel prato si guarda l'erba. Chiude il cielo e sembra una foresta. Ma presentivo di là dal salto, a grande distanza, dopo la valle che si espande come un mare, una barriera remota, piccina, tanto remota, di colline assolate, fiorite, esotiche. Quello era il mio paradiso, i miei mari del sud, la prateria, i coralli, Ophir, l'elefante bianco. E allora, stamattina, che non sono più un ragazzo e che il paese in 4 e 4/8 l'ho capito, mi sono messo per questa strada e ho camminato verso il salto e ho visto le colline remote e ripreso cioè la mia infanzia al punto in cui l'avevo interrotta. La Valle Belbo nelle Langhe. 100 chilometri quadrati di colline che non sono solo un luogo, ma un destino. A volte può sembrare nata da una carezza, scrive Giovanni Arpino, come se la mano gigantesca e benevola di un dio sconosciuto si fosse divertita a rotolare tra queste colline e fiumi e campi e rocche di tufo, ammorbidendo e giocando. A volte può sembrare che questa mano divina abbia invece arruffato tutto, schiaffeggiato boschi e declivi, impresso l'onda di un vento nella polvere, nei solchi sui sentieri,
e scaraventato a casaccio un campanile, un torracchione lebbroso, un grumo di case sbilenche. La storia di queste colline inizia 30 milioni di anni fa, quando l'arco alpino che le circonda inizia a sollevarsi e ad emergere dalle onde del mare. Le langhe continueranno a restare sommerse fino a 2 milioni di anni fa. Poi, quasi improvvisamente, sotto la spinta del continente africano, il fondale del mare inizia ad emergere. Il loro aspetto primordiale è quello di tante piccole isole immerse in un clima tropicale. Nel giro di qualche millennio, però, violenti cambiamenti climatici ne sconvolgono l'aspetto. I fiumi, dapprima impetuosi, drenano l'acqua del mare, mentre lunghi periodi di aridità estrema ne forgiano il terreno. Il clima e l'aspetto delle langhe si stabilizzano appena 100.000 anni fa, anche se il processo di assestamento di questi imponenti pendii non è ancora terminato. Continue frane ed eventi alluvionali confermano che questo oceano di colline continua ad essere il mare agitato che l'ha generato milioni di anni prima. Un'idea di quello che poteva essere il paesaggio a quel tempo, nella fase della prima emersione delle colline più alte, si può avere in autunno, quando la nebbia ricopre le vallate e lascia spuntare le colline più alte che sembrano delle isole. Dal mare provenivano anche i primi uomini che vi misero piede, i Liguri. Spinte su queste colline dall'avanzare dei Celti, nel 2000 avanti Cristo si insediarono le tribù Liguri dei Langates o Langegenses, termine che contiene già la radice Lange, che significa lingue di terra. Furono però i Romani che nella battaglia di Caristo scacciarono definitivamente i Liguri nel II secolo ad urbanizzare il territorio. Strade, necropoli, accampamenti sono i primi segni di una civiltà organizzata nelle Langhe. Intorno all'abbazia di San Gaudenzio, costruita sui resti di un antico tempio dedicato a Giove, sorse il primo nucleo abitato di Santo Stefano Belbo. A
poche centinaia di metri, nella pianura formata dall'incontro dei torrenti Belbo e Tinella, i primi santostefanesi iniziarono a coltivare la vite. Fino all'alto medioevo, il disegno del paesaggio rurale delle Langhe rimase pressoché invariato. In pianura si coltivavano cereali e si allevavano vini e caprini. Ai piedi delle colline si sviluppavano i centri abitati, mentre alla sommità di queste i signori locali costruivano castelli e torri d'avvistamento. Tra i due estremi, sui versanti più esposti al sole, si estendevano i vigneti. Erano considerate le vigne un bene preziosissimo. Tutti gli statuti dei comuni, quattrocenteschi e successivi, parlano sempre della protezione della vigna. Era obbligatorio che le vigne fossero difese da muri, era obbligatorio, da muri o, quando non c'era la possibilità di fare dei muri, dalle ciuende, che vuol dire chiudenda, cioè di chiuderla. Fino all'anno 1000 addirittura la vigna veniva, soltanto le uve venivano coltivate soltanto dagli ecclesiasti nei monasteri oppure nelle masserie della chiesa oppure nei castelli. Sicuramente i monaci nel loro convento, che era riparato, coltivavano la vite anche perché era indispensabile avere il vino per la messa. Ed era quindi una viticoltura curtense, strettamente curtense. E a partire dall'anno 1000, dove incominciano i patti di enfiteusi fra i signori e gli abitanti e diciamo pure anche la borghesia, e incomincia la coltivazione della vigna anche fuori dalle mura strette del castello, e le vigne cominciano a essere piantate nei posti più ben esposti e possibilmente vicine anche a quelle che erano le strade o i camini. Questo perché era più facile quindi raggiungere la vigna e poi portare i frutti della vigna o della terra verso la caneva, dove poi la caneva era la cantina di allora, che era una cantina unica, sempre sotto la protezione delle mura del castello. Ci fa piacere pensare che il primo vino bevuto in queste zone, quindi prodotto e bevuto in queste zone, possa essere il moscato, in quanto la sua dolcezza già era nota ai tempi dei romani, che chiamavano un'uva appunto apiana perché era molto gradita alle api per la sua dolcezza. E comprendevano il moscato, la malvasia principalmente e la vernaccia. E uve quindi destinate a palati che amavano gli aromi. E questa tradizione del moscato è rimasta nei secoli. Evidentemente tutto ciò che rimane nei secoli è perché è gradito, perché è buono, perché in qualche modo incontra il favore del consumatore. Già gli antichi dicevano che la vite ama la collina, cioè ama stare in un ambiente più asciutto. E in queste zone le colline ci sono, ma ci sono anche le valli. Però nelle valli si mettono altre culture e la vite viene assolutamente solo coltivata nei posti più asciutti, più in alto. Per renderne più agevole la lavorazione, molte colline venivano suddivise in terrazzamenti, fasce di terreno rese pianeggianti grazie al sostegno di muretti a secco in pietra di langa. La stessa pietra utilizzata dai contadini per la costruzione delle case fino agli anni 50 del Novecento. Thank you.
vediamo questi muretti a secco costruiti con una maestria incredibile e con la capacità di reggere a tutte le condizioni climatiche, forse non pensiamo che il muretto, oltre a servire per realizzare il ripiano dove effettuare la coltivazione, era anche il sistema indispensabile per, diciamo così, collocare, sistemare a, non a chilometro ma a metro zero, le pietre che venivano estratte durante le fasi dello scasso, fase che veniva effettuata con il piccone, la cosiddetta marapica in dialetto piemontese, oppure addirittura con la mazza e i cunei, che consentivano di spaccare questo materiale e diciamo, renderlo poi adatto alla costruzione dei muretti. In Alta Langa la geometria delle coltivazioni non è più scandita solo dai filari delle vigne, ma da macchie più o meno regolari di noccioleti, frutteti, campi di grano e boschi. I piccoli paesi dell'Alta Langa si organizzarono come centri indipendenti intorno all'anno 1000. In quegli anni l'imperatore Ottone I descrisse l'intero territorio come deserta langarum, ovvero luoghi inabitati. Tutto il Medioevo, la Valle del Belbo è stata il percorso obbligato, insieme alla Valle del Bormida,
per raggiungere i porti della Liguria. La via Emilia Scauri collegava Acqui al porto di Vado già nel primo secolo avanti Cristo, mentre un'altra importante diramazione univa Asta, l'attuale Asti, con Alba in Gauna, cioè Albenga, passando per Alba, Pollenzia, Augusta Bagenorum e Ceva. In mezzo, a partire dal Medioevo, vi era la via Magistra Langarum, un reticolo di percorsi che attraversavano le Langhe verso sud-est, di cui esiste tuttora il crocevia di Campetto in Valle Belbo. Queste strade furono i primi canali commerciali dei pregiati vini delle Langhe. Si calcola che tra il 1600 e il 1800 passassero di qui oltre 50.000 carichi di mulo all'anno. I commercianti trasportavano grano, legumi, vino, volatili e tornavano dalla Liguria con sale, olio, frutta, pasta e pesci. Lungo queste strade si incontravano mercati e fiere. Queste strade, che noi oggi chiamiamo strade o camini, erano importantissime e per la zona delle Langhe erano quelle che venivano chiamate le strade marenche. Cioè marenche nel senso che le strade che portavano al mare. Ed erano basilari per i commerci, perché arrivare a Vada Sabatia, che era l'attuale Savona, era un punto fondamentale. Che cosa trovava un astigiano o un albese che fosse passato per queste strade? Allora, sapeva che c'era una strada principale che aveva come punti di riferimento le chiesette campestri. Stava lui decidere se percorrere la strada principale, quindi passare quella protetta dai soldati, ma sui quali poi nei secoli si inseriranno naturalmente dei pedaggi, che non riguardavano peraltro gli abitanti del luogo, questo bisogna chiarirlo, gli abitanti del luogo non pagavano pedaggio. E lì c'era naturalmente tutte le situazioni più o meno ambigue al riguardo. Oppure, se non era abitante del luogo, o doveva pagare un pedaggio o cercare delle vie alternative, che fossero esente da pedaggi, ma più rischiose ovviamente, e perché se poi incrociavano i soldati oppure gli abitanti del luogo che li vedevano, non correvano un bel momento, oppure c'era anche il fenomeno del brigantaggio o dei rubarizi. Quindi dovevano stare molto, molto attenti, e quasi sempre queste strade e camini avevano dei percorsi alternativi e paralleli. Ora, per un viaggiatore moderno è un divertimento assoluto andare a ritrovare, secondo queste direttive principali, i cammini secondari, che sono pieni di interesse e anche di curiosità, e ogni punto che incontri quasi è una scoperta. Cioè ritrovare un vecchio muro, ritrovare un pezzo di lastricato, ritrovare un vecchio vigneto. Il viaggiatore inconsapevolmente, lui e i suoi animali, portava sui pantaloni i semi dei fiori che incontravano, oppure raccoglievano un frutto e poi inconsapevolmente lo disseminavano in un altro punto, e quindi era anche una grossa occasione per promuovere quella che noi oggi chiamiamo la biodiversità. In questo periodo, siamo intorno all'anno 1000, il piccolo abitato di Cravanzana divenne uno dei punti nodali di questo commercio. Il suo castello, risalente al 1200, rappresenta ancora oggi il crocevia tra le valli Belbo e Bormida. È solo a metà dell'Ottocento che viene realizzata la rete stradale che collega dapprima Millesimo a Corte Emilia, con la diramazione per Cravanzana, a cui segue una nuova direttrice che collega Murazzano con Alba. Thank you.
La ferrovia arriva nel 1865, ma lambisce soltanto queste terre, fermandosi a Santo Stefano Belbo. Le Langhe da Cossano in su restano isolate. Il trasporto è ancora in gran parte a carico di carri e buoi. Questa langa è divisa sicuramente in due parti, c'è un'alta langa e una bassa langa. Quindi noi usiamo questo concetto dell'alto e del basso per interpretarla e comprenderla meglio. Ecco, noi siamo in un posto straordinario, in un posto che io credo il santuario della Madonna della Rovere di Cossano Belbo è come la prora di una nave che guarda verso queste due direzioni, verso l'alto e verso il basso. Ecco, forse qui è lo spartiacque tra l'alto e il basso. Il basso della Langa è quel territorio che si è antropizzato molto di più, che ha anche avvertito e ha avuto grandi, come dire, anche grandi sviluppi di tipo industriale legati alla vinificazione, eccetera, eccetera. L'alta Langa sicuramente molto meno. Quindi che cosa è accaduto? È accaduto che questo territorio, quello della bassa Langa, ha comunque resistito alle, diciamo, alle sirene dell'industrializzazione, al richiamo della modernità e poi al richiamo ancora della postmodernità che arrivava dalla metropoli. Mentre invece l'alta Langa, quindi da questo luogo in su, tanto per capirci, comincia il discorso del grande esodo. E quindi il mondo contadino, il mondo della malora fenogliana, quando l'industrializzazione delle grandi città, quando la metropoli, come dire, dà il via alle grandi fabbriche, viene questo mondo, parte per farsi operaio. E qui vengono fuori quelli che noi abbiamo chiamato i metalmezzatri, questo mondo contadino e operaio, un mondo che non è mai stato qualcosa di definito, è proprio stato giustamente qualcosa, una sintesi, un accrocchio tra il mondo del contadino e quello dell'industria. Ebbene, questo mondo si è trasferito nelle città, si è trasferito nei poli industriali e ha abbandonato queste terre. Tale isolamento renderà queste colline un luogo che avrà una storia a parte, lontana dai grandi processi di industrializzazione ed urbanizzazione, ma che in qualche modo gli conferirà un'identità unica nel suo genere. Questa identità comune sarà proprio quella che rivivrà in molte delle pagine di uno scrittore chiave della letteratura del Novecento, Cesare Pavese. Amo Santo Stefano alla follia, ma perché vengo da molto lontano. Scrive Pavese a Nicola Henriquez, direttore delle scuole del paese. Pavese nacque a Santo Stefano Belbo nel 1908, in quello che oggi è un museo che il comune ha voluto dedicargli, inserito in un più ampio itinerario di luoghi dedicati alla sua memoria e alla sua opera letteraria. I luoghi della Valle Belbo sono stati molto importanti per Cesare Pavese, in riferimento all'infanzia come età fondativa e alla costruzione della teoria del mito. Io sono un uomo molto ambizioso e lasciai da giovane il mio paese con l'idea fissa di diventare qualcuno. Il mio paese sono quattro baracche e un gran fango, ma lo attraversa lo stradone provinciale dove giocavo da bambino. Volevo girar tutto il mondo e, giunto nei luoghi più lontani, voltarmi e dire in presenza di tutti: «Non avete mai sentito nominare quei quattro tetti? Ebbene, io vengo di là». Luoghi
perduti con la fuga giovanile dei suoi personaggi, ma poi ritrovati nella maturità. Il nostro somerico, la nostalgia per un ritorno comunque mai pacificato o risolutivo dei dilemmi esistenziali. L'approdo a un nuovo luogo è spesso metafora dell'abbandono di un'età felice, come l'infanzia, verso un'età più difficile, come l'adolescenza o la maturità. Tutti abbiamo una montagna dell'infanzia e per lontano che si vagabondi, ci si ritrova sul suo sentiero. Là fummo fatti per quel che siamo. Le colline di Sangrato, di Moncucco, di Gaminella sono molto di più che un dato topografico. Rappresentano la meraviglia, il mistero, cioè l'altrove. Un altrove che sarà al centro del suo libro più ambizioso, Dialoghi con Leucò. Demetra. Prima di loro la terra era selva, serpenti, tartarughe. Dioniso. Quando ho portato il tralcio ad Eleusi, non credevo che di brutti pendii sassosi avrebbero fatto un così dolce paese. Così è del grano, così è dei giardini. Dappertutto dove spendono fatiche e parole nasce un ritmo, un senso, un riposo. Fino agli anni 50, il Belbo è stato, per la gente delle Langhe, il mare. Lo stesso Pavese era solito farvi il bagno d'estate. E come milioni di anni fa, quando le Langhe erano ancora una penisola tra il mare piemontese e quello ligure, lo scrittore rivede quelle silenziose spiagge esotiche. Oh, da quando ho giocato ai pirati malesi, quanto tempo è trascorso. E dall'ultima volta che sono sceso a bagnarmi in un punto mortale, gli ho inseguito un compagno di giochi su un albero, spaccandone i bei rami, e ho rotto la testa a un rivale, e sono stato picchiato. Quanta vita è trascorsa. Trovarmi in mezzo alle mie colline mi sommuove nel profondo. Devo pensare che immagini primordiali, come a dire l'albero, la casa, la vita, il sentiero, la sera, il pane, la frutta, mi si sono dischiuse in questi luoghi, anzi in questo luogo, a un certo bivio dove c'è una gran casa, con un cancello rosso che stride, con un terrazzo dove ricadeva il verde rame che si dava alla pergola e io ne avevo sempre le ginocchia sporche. E rivedere perciò questi alberi, case, dichi, sentieri, mi dà un senso di straordinaria potenza fantastica. Come se mi nascesse ora, dentro, l'immagine assoluta di queste cose. Come se fossi bambino, ma un bambino che porta, in questa sua scoperta, una ricchezza di echi, di stati, di parole, di ritorni, di fantasia, insomma, che è davvero smisurata. Non sono vissuto altri 20 anni per niente. Questo stato di aurorale verginità che mi godo ha l'effetto di farmi soffrire, perché so che il mio mestiere è di trasformare tutto in poesia. E non è facile. Non a caso la sua prima raccolta di poesie si intitola Lavorare stanca. La fatica di tradurre in poesia la realtà si fonde con la fatica del duro lavoro contadino. La campagna è fatica, la campagna è dolore, scrive nella raccolta La terra e la morte. Ma la campagna è anche il luogo dell'ispirazione. Così, pochi mesi prima di togliersi la vita,
Torna a Santo Stefano per raccogliere le storie che saranno alla base del suo ultimo romanzo, La Luna e i Falò. Io sono come pazzo, perché ho avuto una grande intuizione, quasi un'ammirabile visione. Naturalmente di stalle, sudore, conta di notti, verderame e letame, su cui dovrei costruire una modesta Divina Commedia. La collina della Gaminella è uno dei luoghi pavesiani più importanti. Questa collina è una specie di trade union tra due mondi vicini, confinanti ma diversi. È a Santo Stefano Belbo, quindi, finisce la Valle del Belbo, questa valle chiusa dalle colline, dove il tempo si misura secondo il ritmo delle stagioni, ciclico ritorno delle stagioni, mentre Canelli, porta del mondo, inizia la modernità, dove il tempo si misura in un altro modo, col tempo appunto della modernità. Come due corridori che si passano il testimone, Beppe Fenoglio, albese, classe 1922, riprende la narrazione delle Langhe laddove Pavese, che si tolse la vita nel 1950, l'aveva lasciata. Se Pavese si ferma alla bassa valle del Belbo degli anni 40, Fenoglio si spinge nell'alta Langa degli anni 50 e 60. E qui, probabilmente, trova quella solitudine che non poteva trovare nella nativa Alba. Indugiai sulla piazzetta con un'improvvisa voglia di breve solitudine, indeciso se scendere a Belbo per fissar l'acqua dei gorghi e vedere fino a che punto resistevo alla sua attrazione, oppure entrare nel camposanto e girare per le tombe e segnarmi nomi e date. Erano tutte e due fra i miei giochi solitari. Fenoglio inizia a frequentare l'Alta Langa fin da bambino, quando trascorreva le vacanze estive a casa degli zii paterni a San Benedetto Belbo. Quando a scuola ci avvicinavamo a parole come atavismo e ancestrale, il cuore e la mente mi volavano subito e invariabilmente ai cimiteri sulle Langhe. Dai cimiteri dell'Alta Langa, Fenoglio prende i primi dati biografici dei suoi personaggi, appunta date, visi, luoghi, età. Il camposanto di Murazzano mi ha fatto potentemente invidiare il grande spunto di Edgar Lee Masters. Come tutti gli scrittori, Fenoglio è perennemente alla ricerca di storie. Frequenta i bar, i negozi, i mercati, ascolta le storie di questa gente e di notte le fissa per sempre sui suoi taccuini. Qui si tocca con mano la potenza visionaria della loro letteratura, che trasforma queste colline nelle onde tempestose di un mare sempre immaginato e sognato. Scrittori terragni, ma affascinati dalla grande letteratura marinaresca, dai capostipiti Coleridge e Melville fino a Conrad ed Hemingway. Il primo racconto dedicato all'Alta Langa è La Malora, ovvero la mala sorte, le ingiuste condizioni di vita che hanno colpito i contadini di queste terre. Riletto la mia malora, mi pare d'aver piantato i paracarri e non aver fatto la strada. Se nella malora la Langa è solo una cornice alla storia del giovane Agostino Braida, contadino del primo Novecento,
Nel Partigiano Johnny, il grande romanzo sulla resistenza di cui Fenoglio fu uno degli uomini chiave, il paesaggio diventa protagonista. Colline e uomini si aiutano, si amano, si odiano, si tradiscono, si legano l'uno all'altro diventando una cosa sola. Le langhe sono le vene e le ossa di Johnny, scrive Davide Laiolo. La dimensione epica dei personaggi di Fenoglio ha bisogno di una geografia adeguata, struggente e visionaria insieme. Da questa immersione nelle travagliate terre dell'Alta Langa emerge una forza descrittiva che non ha paragoni nella letteratura del Novecento. Johnny stava sulle alte colline, funeree nella coltre della neve senza più barbagli, come corrotta dall'incipiente dusk da chiazzante lebbra arsenicale. Murazzano stava in fronte a lui e com'egli riteneva il paese all'estremo lembo delle langhe, il cuore gli decadde. Oltre le langhe non intendeva procedere per non rompere l'ambito atavico. Il cielo, da ogni parte, ma soprattutto sopra il crinale di Monbarcaro, preparava una pioggia lunga, ma pacifica. Mi fissai a contemplare San Benedetto nella conca sottostante. Scuriva. Dalle case già si levavano le prime fumate azzurrine. Fra poco la campana avrebbe dato l'ultimo rintocco di quel giorno e il messo comunale avrebbe acceso l'unica lampada pubblica della piazzetta. Si sarebbero messi a stormire lamentosamente, come per una penitenza collettiva, a durare fino all'alba, i mille e mille pioppi lungo Belbo. L'idea di Fenoglio era quella di raccontare, attraverso più generazioni, un secolo di storia di queste terre. Dal passato povero e disgraziato della Malora agli anni del boom economico che si stava affacciando sulle Langhe e che avrebbe avuto esiti allora inimmaginabili. Fenoglio, come Pavese, morì prematuramente a 41 anni nel 1963. Trascorse gli ultimi mesi della sua vita a Bossolasco, il paese che qualche anno prima gli aveva fatto conoscere alcuni dei più importanti pittori del Novecento italiano, come Giuseppe Cerrina, originario del vicino Murazzano, Francesco Menzio, Enrico Paolucci, Felice Casorati e il gruppo dei Sei di Torino, che proprio in quegli anni elessero il piccolo centro dell'Alta Langa come luogo di ispirazione per i loro dipinti. Il rapporto di Bossolasco con l'arte figurativa nasce già nella seconda metà dell'Ottocento, quando Camillo Filippo Cabutti immortalò l'Alta Langa in una serie di opere che faranno poi il giro dell'Italia. Lo seguirono Cerrina, Durante, Sobrero, Menzio, Paolucci, Tabusso, Casorati, Soffiantino, Gallizio e molti altri. Era una storia di langhe e di pittori, ha scritto lo storico dell'arte Angelo Dragone, che era tutta da raccontare sullo sfondo di un territorio in cui, mentre l'agricoltura stessa diventava industria, a colpire era sempre quella sua unica, stupefacente bellezza. Si andava in piemontese, si dice avie, che erano i racconti che si facevano nelle stalle d'inverno. D'inverno non si lavorava fuori, c'era anche più tempo, faceva freddo, per cui al caldo delle mucche, no, degli animali, si stava nelle stalle e ci si raccontava
i bambini di un tempo ricordano come i racconti più interessanti che i vecchi erano queste storie un po' di streghe, le masche, cioè sempre cose abbastanza orribilanti, che facevano proprio parte anche di questa vita molto chiusa, molto... Allora, il piacere del racconto, ma c'è molto. Io amo molto ascoltare le persone anziane. Sono anche tutti pezzi di memoria che poi svaniscono, perché il racconto poi non viene scritto, no? Sul finire dell'Ottocento, su queste colline, si viveva, si trasmettevano i saperi, le conoscenze attraverso il gesto e la parola, attraverso l'oralità e non la scrittura. Bene, questo sapere, la cosa interessante è che per molti versi è rimasto, ed è rimasto anche nella letteratura, perché se io vado a vedermi Pavese e Fenoglio, scopro che il loro calco letterario, come dire, si nutre molto di quello che veniva, quella che era la struttura linguistica di questo, di questa parlata, di questa oralità che passava da generazione in generazione senza mai farsi scrittura, senza aver bisogno di supporti stabili, veniva solo ricordato trasmettendo dall'uno all'altro il sapere. Che cosa fa uno scrittore? Guarda e ascolta e riporta, poi questo è il nostro, anche la nostra maledizione in qualche modo. Quando un luogo assomiglia ai volti di chi lo abita, scrive Arpino, allora è autentico. E la faccia dell'uomo della langa raccoglie in sé le stimmate di un paesaggio che è storia, emblema, destino, non soltanto immagini. Terra rossa, terra nera, tu vieni dal mare, frantoio di stagioni e di sogni, che alla luna si scopre antichissimo. Sono parole di Cesare Pavese che ci riportano all'inizio di questo lungo racconto, al mare, da cui queste colline sono nate.
Per milioni di anni la natura, come scrive Beppe Fenoglio, le ha alimentate, forgiate, innalzate a frontiera del mondo da cui poter fare un tuffo senza fine. Storie di un tempo andato, quando c'eri ancora tu. Poche volte me ne hai raccontato, ma non me ne scordo più. Sono storie di un tempo lontano, della guerra e della povertà, di gente imboscata in un rittano, di quel viver sempre sul chi va là. Marelanga, che hai forgiato questa civiltà, madrelingua di un barbaro parlar, madrelanga di contado e di nobiltà, mai più pianga chi alla guerra dovette andar. Storie di un tempo andato, di quegli anni della tua gioventù. Poche volte me ne hai raccontato, e ora non posso domandarti più. Di questa terra dove sono tornato, andando in cerca di una libertà, quando nulla ormai era restato, se mai ci fosse stato di nostra proprietà. Marelanga, che hai forgiato questa civiltà, madrelingua di un barbaro parlar, madrelanga di silenzi e di immensità, fine terra dove dopo comincia il mar. La la la, la 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 la.